Circa 30 militanti di Cassapound sono stati identificati in questura dopo l'aggressione ad alcuni manifestanti che ieri sera hanno partecipato al corteo antirazzista sfilando nelle vie del quartiere Libertà di Bari. I militanti di Cassapound erano davanti alla loro sede in via Eritrea e almeno 5 di loro avrebbero preso parte attivamente all'aggressione armati con mazze e cinghie. L'aggressione di Cassapound a Bari ai manifestanti anti-Salvini. Nello scontro sono rimasti feriti 2 ragazzi, entrambi ancora in ospedale. Uno di loro, l'assistente parlamentare dell'eurodeputata Eleonora Forenza Antonio Perillo, ha riportato una ferita alla testa medicata con 9 punti di sutura e si sta sottoponendo ad un TAC per verificare che non vi siano danni più seri causati dalle percosse subite. Il corteo si era concluso da poco, quando alcuni manifestanti si sono allontanati e sono passati davanti la sede di Cassapound da dove sarebbe partita l'aggressione. Tra i feriti l'assistente parlamentare dell'eurodeputata Eleonora Forenza, che era stata al corteo. Antonio Perillo, 36 anni. Il mio assistente è ora all'ospedale Mater Dei con trauma cranico. Ci hanno urlato, ve ne dovete andare, ha detto Eleonora Forenza, europarlamentare tra le vittime dell'aggressione al termine del corteo contro Salvini. Forenza mostra il fazzoletto pieno di sangue che è servito a prestare i primi soccorsi a Perillo. Forenza spiega che l'aggressione è avvenuta nel quartiere Libertà quando il corteo era terminato e la gente rientrava. L'altro ferito è Claudio Riccio, già candidato di Leo alle politiche per Sinistra Italiana. Secondo l'agenzia Dire, 5 militanti di Cassapound sono stati identificati in questura come gli autori del pestaggio. La versione di Cassapound. I militanti di Cassapound, invece, sostengono di essere stati provocati e insultati e di aver reagito per questo. Gli isolati attorno alla sede del movimento di estrema destra erano presidiati dalle camionette di...